Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video voglio affrontare un argomento molto particolare, un kata Shotokan un po' controverso, dove a volte è stato negli anni un po' snobbato e a volte rimandato alla ribalta. Un kata molto particolare, seguitemi. Sono arrivate numerosissime mail da voi e tra l'altro mi fa molto piacere, vi ringrazio, su dei video precedenti, che vi lascio il link se non li avete visti male, guardateveli, dei video precedenti molto tecnici, cioè sul kata MP, sul kata Unsu e sul kata Chinte. Quindi voglio continuare, visto che mi avete incalzato, dai Massimo, faccio vedere qualcos'altro su altri video. Oggi vi voglio parlare di un kata veramente particolare, che addirittura il fondatore Funakoshi, dello stile Shotokan, chiamò in maniera, per degli anni, in maniera diversa, Shokyo, ombra di pino. Un kata molto particolare che fa parte della famiglia Jion Jitte, il cugino dei due Jin. Seguitemi. Pensate che a secondo dei kanji in cui viene scritto vuol dire tempio buddista oppure viceversa nascosto, segreto o anche addirittura misericordia. Questo kata, pensate che nel 1914 già Funakoshi in un articolo di giornale raccontò che lo conobbero a Okinawa tramite un naufrago marziale che naufragò con la sua imbarcazione ad Annan e lo insegnò addirittura a Yamazaki. Quindi un kata molto molto antico, da origini chiaramente cinese. Il kata Jin. Un kata a mio avviso molto controverso. Chi ha nel proprio dojo tutta la serie del grande Nakayama, scoprirete, se non avete ancora scoperto, che il kata Jin non c'è. Kata Jin non c'è. C'è tutta una questione storica da parlare sul perché non c'è il kata Jin all'interno della raccolta del maestro Nakayama. Non c'è perché a un certo punto a JK snobbò, fece decadere questo kata. I motivi sono molteplici e non basta un video per elencarli. Invece c'è altre organizzazioni molto note, molto grosse, mondiali, che invece l'hanno riportato alla ribalta e lo mandano avanti nei loro programmi attuali, quindi nei passaggi di grado, eccetera, eccetera. Voi mi direte, ok, ma cosa c'è, cosa ci vuoi dire oggi Massimo in questo video? Vi voglio raccontare, per chi lo conosce veramente bene questo kata, perché raccontare, illustrarvi, un passaggio molto particolare di questo kata, che differisce totalmente, quindi ha veramente due linee di pensiero nette, veramente differenti. Ora vi illustro il passaggio. Ok ragazzi, il passaggio particolare è questo qua. Dopo i tre Kibadachi in avanzamento con attacco o parata, shuto a seconda di come viene interpretato, c'è un passaggio dove ci si gira e c'è praticamente un Uchuke e un Gedanbara che vengono fatti insieme. E qui nasce la questione. Il grande Kanazawa, in un suo video storico e veramente didattico e fuori da ogni ombra di dubbio, fa chiaramente il Gedanbarai in Jakuashi con la gamba diversa. Lo fa sia a destra chiaramente a sinistra quando si va a 45 gradi. Questa applicazione, cioè questo modo di fare il kata, l'ho riscontrato addirittura anche nello stile Shitoryu. Quindi in tutto il mondo, per quello che riguarda lo Shotokan, nella Skiff viene fatto sempre col Gedanbarai in Jakuashi. E io praticamente, personalmente, l'ho sempre fatto così. Ma sapevo già da tempo che poi non tutti seguono questo filone. Infatti, l'organizzazione JKS, il grande Yamaguchi e anche Kanayama, che tra l'altro è un grandissimo atleta, un grandissimo maestro, lo fanno invece col Gedanbarai Inoi, quindi dalla parte della gamba avanzata, quindi Jakuashi viene fatto l'Uchuke. Quindi un'enorme differenza. Addirittura sono andato a vedere anche dei video vecchi, sempre a JKA, come vi ho detto, l'hanno un po' fatto decadere, ma poi comunque il kata fa parte dello Shotokan, quindi è sempre stato ripreso in mano dai grandi maestri, anche sotto sempre l'occhio vigile di Nakayama, dove anche loro il Gedanbarai lo fanno insieme alla gamba avanzata, quindi Inoi. Quindi un passaggio molto molto particolare e discusso, perché non è soltanto una semplice interpretazione, una leggera sfumatura, ma veramente cambia, non l'embusen, non cambia, diciamo, il grosso del kata, però insomma avere un Gedanbarai Inoi o averlo in Jakuashi cambia molto l'aspetto del kata. Arriviamo un po' alle conclusioni.
Shōkyō, quindi ombra di pino, e poi dopo il maestro Funakoshi l'ha riportata all'origine e gli ha definitivamente lasciato il nome Jin. Chiaramente fa parte, come vi dicevo all'inizio, della famiglia Jion, Jin, Jitè, perché tutti e tre partono sempre, come sapete, nella posizione delle mani giunte. E si dice anche, ho fatto anche ulteriori ricerche, si dice anche che potrebbero essere tutti e tre matrice di un solito kata andato perso, quindi un unico kata che poi è stato diviso in tre kata. Questa è una storia già sentita su altri kata Shotokan, che magari farò dei video più avanti. Comunque ragazzi, fatemi sapere, commentate a più non posso, voglio sapere voi in palestra come lo fate, se fate Granbarai in Jakuhashi o lo fate con la gamba avanzata in Oi. Questo è molto importante perché differenzia veramente il pensiero base dello stile che praticate in palestra, quindi se siete più vicini al discorso Kanazawa, quindi Skiff, o se no un po' dall'altra parte verso la JKA. Questo è importante. Lasciate i vostri commenti, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao dal Tempio Massimo.